Abbiamo già parlato del colore rosso e di quanto questo sia potente in certe situazioni. Abbiamo già detto che una casa di colore rosso, per esempio, in mezzo ad altre case, tenderebbe a rubare quello che è il prana, l'energia che arriva e come un magnete se lo porta tutto a sé. Questo non è un bel gesto, normalmente è una situazione di bisogno di dominio, ma non è un atto volontario. Intendiamoci, gira un po' di ego, ma in realtà è una manifestazione di un qualcosa che accadde. Ma attenzione, quando noi parliamo di una situazione di questo genere, stiamo parlando molto spesso, non è proprio la carta che ti farò vedere ora, non è proprio la carta più diretta al rosso, ma ecco qui la torre. Quando vedi la torre, alcuni cartomanti tremano, ma io lo guardo non tanto come cartomanzia in questo momento, lo guardo come numero. Dietro questa carta c'è la passione sessuale, per esempio. Che colore daresti alla passione sessuale? Il rosso, il fuoco della passione. Ma la domanda è: e se una donna morì di parto, che energia c'è dietro a questo rosso che tu ci vai a mettere? Però va detta una cosa. Una cosa che io dissi qualche anno fa in una live che piacque parecchio, ancora me lo ricordo, e fu fatta in YouTube e Facebook. Ancora andavo con un tablet di qua per Facebook e un cellulare di qua per YouTube. E qualcuno se lo ricorderà perché? Perché parlai di portafogli. Ebbene, quello che ho descritto fino a poco fa, attenzione, la casa tutta rossa, rossa all'esterno. Ma quando parliamo di portafogli, al di là di quello che io ho detto qui, ok, figlio illegittimo, donna che muore di parto, e via dicendo, ebbene, il rosso comunque è un colore che tu, per piccole cose che puoi avere, aiuta. Se vuoi attirare più soldi, e con questo non vuol dire che io sono ricchissimo con questo colore, però il colore rosso, anche se la telecamera non è che lo rende proprio tanto un rosso come in realtà, però insomma, accontentiamoci, è un colore che aiuta ad attirare energia, quindi denaro. Attenzione però, quando ci riempiamo di troppo rosso, cosa fa? Brucia tutto. Ora, io ho anche questo è un portamonete in realtà, siccome questo non le porta, ok, non le porta. Tra l'altro, guardate, è che ce ne ho tantissimi. Io, per esempio, ho anche il porta, dicevo, monete. Questo portamonete ha un oggettino, sempre rosso, un oggettino particolare che ti consiglio tanto. Sono le tre monete cinesi, ok? Le trovi su Amazon, vai tranquilla, tranquillo. Tra l'altro, c'è una confezione che ne ha parecchie, quindi puoi darlo al marito, alla moglie, ai figli eventualmente, all'amica, a chi vuoi tu. Sono monete cinesi, guardate che hanno una loro forza, e quindi le consiglio. E qui ci tengo le monete, sempre rosso è. Vabbè, si sa che quando ricevi una banconota, facciamo un'ipotesi che questa io l'ho ricevuta da una persona molto ricca, è consigliato, molti la conoscono questa cosa, ripeto, è consigliato tenerla da parte. Cioè, cosa vuol dire? Magari la metti in uno scomparto a lato, te la tieni lì e da lì non la sfiori più. Perché? Beh, perché sembrerebbe che energeticamente attiri quel qualcosa. Ma attenzione, la domanda è sempre vero questo? Sni, nel senso, quell'uomo come sta guadagnando il denaro? Come tratta ad esempio i suoi dipendenti? Come tratta le persone che collaborano con lui? Qual è la sua fonte di guadagno? È una persona che fa danni alla natura? È una persona che ha un certo giro di soldi strano? Ecco, in quel caso, mi raccomando, tienila da parte, cioè nel senso, di pronta per essere spesa, perché il denaro deve circolare, ma in quel caso deve circolare subito alla svelta, perché non è buono avere quel tipo di monete, di banconote in tasca. Parlando di oggetti rossi in generale, mi raccomando, non riempirti di troppi oggetti rossi. Sì, qualcuno
anche in entrata, per esempio un oggettino rosso va sempre bene, lo dissi anche tempo fa, non sarà neanche un mese fa. Poi un altro, per esempio, a sud-est, che attenzione, io parlo di un oggettino o due a sud-est, perché? Perché lì in realtà non ci andrebbe niente di rosso, ma un'eccezione ci può stare, quindi un qualcosa che non sia, possibilmente non sia sferico, non sia lucido, vedi te quello che vuoi tenere di rosso. Mi raccomando, parleremo di questi argomenti in modo molto più ampio stasera alle ore 20:45, cerca di esserci, siamo in live su Zoom. Per partecipare è semplicissimo, qui sopra in Facebook, qui sotto in YouTube hai il link nezacademy.net/live. Ci clicchi, a volte ci mette un pochino a caricarsi, facciamocene una ragione, mettiamoci con la mano bella così. Dopodiché, quando si è aperto sto paradiso, ti arriverà anche tra l'altro un'email se sei iscritto o se ti vai ad iscrivere, e la iscrizione è semplicissima, segui la procedura, se ci sono dubbi o altro c'è anche un numero con degli orari ben specifici, quindi non arrabbiatevi se in quel momento non è previsto in quell'orario il supporto, ma subito dopo comunque ricomincia, c'è tutto scritto, eh? E la prima volta ci si mette un po' di più, ma dopo è tutta una cosa in velocità. Mi raccomando, partecipa, perché sarà una serata meravigliosa, come tutte le altre del resto, lo dico con un certo orgoglio. Ah, e sta per aprire il negozio per poter prendere le live precedenti. Molte persone me lo hanno richiesto e io ho fatto insieme qui al buon Francesco. Un abbraccione grande grande grande, ci vediamo stasera ore 20:45. Mi raccomando, puntuali, anche se l'ultima volta sono arrivato io un po' in ritardo. Ciao 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 ciao, ma non lo dite nessuno, eh. Ciao ciao.